Puntata questa prettamente agricola, 49 candeline per la mostra dell'asparago bianco di Cimadolmo. Ha trionfato la qualità a Cimadolmo in occasione della 49esima festa dell'asparago di Cimadolmo IGP, appuntamento enogastronomico che ha valorizzato i prelibati germogli primaverili e tutto il territorio. Oggi stiamo inaugurando la 49esima festa dell'asparago bianco di Cimadolmo IGP. 49 anni di storia che non sono pochi. Non sono pochi perché l'asparago per Cimadolmo è un grosso volano di rendita, è prodotto primario della nostra zona. Quindi abbiamo 50 produttori che hanno fatto dell'asparo la loro produzione e la loro attività principale. 50 produttori, 8 certificatori IGP, 11 in tutto i comuni dove è possibile coltivare il prodotto, che ha visto un inizio di stagione rallentato dalle rigide temperature, ma che in queste settimane è in grado di offrire la massima qualità. Certificazione vuol dire qualità, serietà, rintracciabilità sia del produttore e dell'azienda stessa. Siamo in otto certificatori, ma stiamo facendo delle scuole, stiamo facendo della promozione dei corsi, soprattutto per i giovani, in modo che questo prodotto si espanga sempre di più. E rimanendo un prodotto strettamente territoriale, è fondamentale il lavoro di valorizzazione di consorzio e proloco. Se non ci fossero anche queste promozioni fatte sul territorio che richiamano la gente ad andare a conoscere anche i luoghi di produzione, eccetera, difficoltà avrebbero anche i produttori a commercializzarle. E noi in questo diamo una mano non indifferente a farle conoscere a tutta la gente. Presente come di consueto anche Lattebusche, cooperativa bellunese da sempre attenta al territorio. L'agricoltura è molto importante, ha un'istruzione sociale e credo che fare cultura e raccontarne le eccellenze e l'origine delle eccellenze sia il modo migliore per spiegare quale valore possiamo trovare sulle nostre tavole tutti i giorni.